Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Derby di Manchester City contro United, lo spogliatoio del Manchester City, i giocatori del Manchester United pronti a darsi battaglia per il primo posto della Premier League. Salve a tutti ragazzi e bentornati nei show, siamo tornati con la carriera di Mr. Spettacolo e iniziamo subito con la partita più attesa del campionato inglese di quest'anno, un rinato, un araba fenice Manchester United che lotta e sfida il City arricchito di nuovi giocatori con il mercato di gennaio. Blue Moon risuona nell'Empty Stadium, soprannominato così da molti tifosi avversi al City, proprio per sottolineare che è una squadra senza storia, è una squadra di plastica costruita con i soldi dell'Emiro, senza storia, anche se non è proprio vero, perché in realtà il Manchester City è la squadra dell'operaio di Manchester, i quartieri più poveri in assoluto. È stato completamente ribaltato questa visione e lo vediamo dei giocatori in campo. Addirittura c'è Bastoni, difensore centrale insieme a Diaz. Noi invece ragazzi rispondiamo con Ignacio e il centrocampo è Scott McTominay e Eriksen insieme a Goretzka. Ci permettiamo il lusso di lasciare Casemiro in panchina, addirittura Skriniar neanche convocato, e questa però è la sfida di Mister Spettacolo contro Erling Haaland, uno dei giocatori più forti al mondo e del gioco. La sfida è stata vinta dal norvegese, quella da andata. Qui si va, questo è il ritorno. Quella volta lo United vinse la sua partita. Ora però noi abbiamo uno United che è parecchio cambiato rispetto, guarda come giocavamo, rispetto a quella primissima partita, perché abbiamo perso Rashford, l'abbiamo venduto, l'abbiamo, vabbè, io non ho venduto proprio bene nessuno, purtroppo è stato venduto all'Arsenal e ci ha pure purgato i mortacci su un'altra volta. E oddio, eccolo Land. Mamma mia, questo è proprio troppo forte ragazzi. Noi non lo marchiamo neanche col giocatore più forte che abbiamo in difesa, perché sta vivendo un momento particolare. Aia, Bastoni. Oh, a Bastoni. Lasciate Pippo. Loro sono compagni nazionali. Insomma, ragazzi, sfide contro sfide. Oh, Rush. Scusami. Sancho. Sì, spettacolo. Lo manda al baretto. Spettacolo. Drive shot. Metti la freccia. Spettacolo. E la mette soprattutto lo United sul City. Una vittoria permetterebbe allo United di scavalcare il City in questo momento, primo in classifica. United e Chelsea sono a pari punti, ma qua Spettacolo ruba un pallone clamoroso. In realtà lo fa Sancho, che ha preso il posto di Rashford. Dicevo, diversi giocatori sono un po' scacchiati, un po' messi male. Non so come funziona, perché la modalità carriera è super buggata, ragazzi. Pensate a McTominay che ha rubato il posto a Casemiro, che è in panchina. Skriniar, come detto, neanche convocato. Posto che questi ragazzi hanno due tre squadre, eh? Hernandez, Cancelo, Tielemoon. Comunque noi dobbiamo stare attenti a questo, raga. Questa è una... Oh, Scott. Bravo, Scott. Ah, tra l'altro ci abbiamo pure Brunello. Brunello che sta... Cesando sta. Dobbiamo mandare tipo... Fa un pacchetto e mandarli a recuperare, no? Un po' come è successo quest'anno con Sancho. Cioè, Sancho quest'anno si è più visto. Sembrerebbe essere stato un po' ripreso, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Sì, noi con Grimaldo titolare, ragazzi. Cioè, capito? Stiamo a invertire le cose. Anche se ci pensate... Ah, Land! Ecco, bugati subito così. Ignazio se lo dimentica. Agna. È 1-1. 14 minuti. Già i due più forti di questa partita. Due che non se la sono mai mandata a dire. Ricordiamo... Ricordiamo all'andata, insomma, parole di fuoco. La Spettacolo e... Oh. Se me la dai? Eh sì, se me la dai un giorno fa. Ma stanno tutti qua. Spettacolo. Circumnaviga il globo. Oh, poi la da Grimaldi Lines. Sì, Eriksen. Sì, Eriksen, hai visto la luce? Guarda, io ho preso il pacco. Mannaggia, Ruben Dias. Ruben Dias, ragazzi, ho scoperto che ha solo 26 anni. L'ha compiuto tipo oggi per me. È una roba incredibile. Pareva che c'era tipo 72. Oh, Spettacolo. Lo lascia lì Bastoni. Sì. Esulta sotto la gradinata dell'Empty Stadium. Ancora una tazzuriella di caffè. Non tè, di caffè, perché comunque l'origine italiana rimane. È un po' a voler prendere in giro tutti quei tifosi che l'hanno additato come non troppo British. Qua però si sa che è successo. Scucchiaiata di sinistro. Ormai adesso sinistro per lui non fa differenza. Mazza, qua l'ho uccellati, non si poteva fare nulla. Sentite? Ah, non sentite niente, certo. Li ho mutoliti. E ricordiamo che City e Spettacolo sono stati vicinissimi, Dai. Copiatelo. Aviamolo! Bravo. Si riparte. Oh, Bastoni! Stiamo a mezzi, Bastò! Ciucciatelo! Spettacolo! Triple!
mette in 24 minuti. E gli dice: oh, vedi questo? Paga la mossa. Lo abbraccia. McTominay, c'è dolore, ma qua non lo fermi, ragazzi, in campo aperto. E adesso ho anche rimesso quel badge per aumentare la velocità in contropiede. 3-1 nella partita speciale tra il campione norvegese e il campione italiano. Ricordo che c'è anche un attrito dovuto all'eliminazione dell'Italia, anzi della non partecipazione dell'Italia all'europeo. Mamma mia, fantasmi della guerra. Che poi, ragazzi, se ci pensate, con Baku siamo pure più forti a destra rispetto a quando c'eravamo Wan-Bissaka. Teo, bravo, bravo. Rigioco albero. Se noi riusciamo a recuperare Brunello e Casemiro, oh, ma noi stiamo una botte di ferro. Anche se avete visto che Ten Hag c'ha tutte idee strane, ma che cavolo, fa dei cambi orribili. Ok. Spazza, bravo. Tipo Goretzka che fa il perno centrale, anzi spiega sta roba. Bravo Grimaldi Airlines. Bravo Grimaldi. Grimaldo. Oh, ma date pure a me. Bravo. Là, quella è roba mia! Oh? Cioè lei mi sta dicendo che... No, secondo me, ragazzi, è che non è andata al bagno. Che vuol dire che mi devo sbrigare, che devo andare a scodellare. Minchia, ragazzi, questa era la classica palla della domenica. Quella che non sa che farci. Un effetto! Qualcuno direbbe Serra in un altro universo. Avete visto, ragazzi, quel meme di Guardiola che fa tutti i movimenti? E poi c'è sta Ancelotti che con la forza dell'amicizia vince le partite. Ecco, più o meno è quello che sta succedendo oggi. Cioè, Guardiola ha 200.000 tattiche. Poi io col contropiede della muerte. Oh! Vabbè, qua ho voluto un po' troppo. Io col contropiede della muerte. Guarda Sancho, che giocatore perso. Bella Rodri, mi sei piaciuto, Rodri. Mamma mia, spettacolo, ci si butta a pesce, raga. No, chi... no, si è rifatto male. No, vabbè, raga, però Non è possibile. Sinceramente, guarda, non è possibile. Ma che cazzarola si è fatto, Sancho? Che è successo, ragazzi? Lui stava lì, vabbè, ha fatto quella minchiata. E vabbè, però, scusate, se il piede gli passa attraverso... che roba. Che è successo qui? Si è sfasciato. Esce Sancho e mo chi entra? Taremi. Noi proprio volevamo andare in Serie B, Stiamo 4-1, Cioè, Taremi, ragazzi, incorre. Come fa a giocare esterno? Proprio oggi ho letto di Grimaldo. Sembra che vada a giocare a parametro zero. Senza senso. Con Nao. Esci portiere. No! Quel gol lo può fare solo spettacolo, che ha fatto già il poker. Raga, va a giocare al Bayer Leverkusen. Ho tutto il rispetto per il Bayer Leverkusen, ma è un bel giocatorino, potrebbe andare ovunque. Allora, che fa il Chelsea? Ah, pareggia. Amici miei, è 1-4. Siamo in completo controllo. Se io rimango appollaiato qua, tra le linee, mi lasciano un sacco di spazio perché, vabbè, è il gioco, sapete come funziona. Questi stanno tutti davanti. Io basta mi appollaio qua, guarda. Mi tocco! Mi sarei aspettato tutto considerando come abbiamo giocato fino adesso. Ci prova la siusta. Tranne di sta 4-1 così, Occhio. Bravo Gurkan. Cazzo, questi ce l'hanno De Bruyne in panca, capite, raga? Capite il livello? Ritenere Kevin De Bruyne in panca? Ma c'è ancora spettacolo che la ruba. Teremi. Mannami. Cancelo viene ciucciato da uno spettacolo vigoroso. Non velocissimo, ma sicuramente vigoroso. Scott è bravo. Tira, Tare. C'ha un tiro, ragazzi, che tra un po' si fermava per quanto era lento. Taremi è what I'm doing here. Cioè, se abbiamo un tifoso a caso tipo campioni il sogno, era quale, cioè. No. Vi faccio notare una cosa che io non avevo notato. È uscito Ignazio, è entrato Casemiro DC. Sta a fare una sostituzione sicuramente idiota. Entra la malattia. Come stiamo giocando? Perché cacchio Casemiro deve stare lì? Lui comunque fa cose senza senso, raga. O questi rientrano, Oh, guardate Bruyne, è entrato per rompere i coglioni. Che ragazzi, vado a prendere Holland, che tanto è l'uomo più pericoloso qui in mezzo. Ma manco crossano loro. Oh, fermamoli! Bastoni, godo. Sì, mi sei piaciuto. Ah, ma sta gioca pure Anthony. Ah, è qua è entrato. Bello Anthony. Vai. Ma che cazzo? Io non gliel'ho chiesta, ve lo dico. Bravi. È qua. Ma che cazzo? Madonna, Anthony. La partita più tranquilla in assoluto me la sta a fare impone. Oh, guarda. Me la sta a fare impone. No, a me. Vabbè. Mamma mia, che sta succedendo? In tutto questo io sto registrando alle 10:15, con tutti i pericoli che ne conseguono. Uscito Cancelo, chi è entrato? Grealish.
e viene superato in velocità in una maniera clamorosa. Infila di Mike. Mamma mia, voglio fare il poker, lo schiaffo in faccia. Lo schiaffo in faccia. Lo schiaffo. Il poker, il pokerissimo, la cinquina. Guarda qua, tutto dritto per dritto, non lo fermano. Vabbè, è un po' compassati, Rodri, per arrivare alla velocità mia ci deve mettere 3 giorni. Doveva partire il giorno prima. Guarda, con l'esternaccio. Sta tempo per Sancho. Infatti, raga, mo noi ridiamo e scherziamo. Poi Sancho starà fuori 6 mesi, guarda, sicuro. Col bucio di quello che ci abbiamo. Goretzka, Bruno Fernandes, Sancho. Avviamo. Lo cazzo. Presidente Kulusevski, mi fa sta zitto. Beh, questo se lo fa 100 volte. Non ieri capita. Urkan, dove va Urkan? Ci abbiamo Ederson, che è pure uno dove rollo in più e non gioca. Ragazzi, ha giocato anche Holland, ma forse non ce ne siamo accorti. Eccolo qui, spettacolo. Si va a prendere il pallone, lo farà firmare da tutti i suoi compagni per una manita che non si vedeva in Inghilterra da anni e anni. Alla fine 6 tiri in porta, 5 gol. I will take it. Poi fa tutti i gol in contropiede, perché con queste squadre c'ho spazio. So tipo il Rafa Leao del Manchester United, perché con le squadre tutte arroccate dietro spesso non trovo spazio. Il Chelsea pareggio. Che benessere. Fermi tutti, perché adesso scopriremo l'entità dell'infortunio di Sancho. E soprattutto dita incrociate, ragazzi, perché mancano pochi giorni alla fine del calciomercato. E per noi vuol dire qualsiasi cosa. Sancho, 7 mesi. Cioè 7 mesi, sta fuori 2 anni. Si è rotto il crociato. Sancho il detective Conan, perché voglio dire, non giocava, gli vendono Rashford, stava così, dai, gioco una partita. Una partita si è fatta, si è rotto 7 mesi. Porca merda. Abbiamo beccato l'Everton, giusto? Squadra di Premier League, quando potevamo beccare veramente di tutto. Però essendo l'FA Cup me la rischio, anche perché penso giocheremo con delle squadre orribili. Abbiamo però comprato un certo Francisco Gonzalez per 6 milioni. Un'ala, mai sentito, ve lo giuro. Speriamo che negli ultimi giorni il signore del Manchester United faccia qualcosa e si spendano un po' di soldi. Vediamo come giochiamo qui. Nezevic, Garnacho. Oh mamma. Forza United. 3-1, facile. Non segniamo. Segna doppietta Anthony. Certo, ragazzi, mo c'ho una domanda per voi. Ma quando Knezevic viene preferito a Bruno Fernandes? Ma quanto sta sotto un treno Bruno Fernandes per non giocare? Cioè, va bene la forma brutta, però. Allora, ragazzi, è l'ultimo giorno di mercato. Siamo arrivati. Adesso si incrociano le dita e si spera. Oh, la montagna alla Roma, 40 milioni. Vediamo che succede. Guarda Rodrigo agli Spurs. Upamecano! Ah no, aspetta. Ah no. No, l'ho preso. Sta con la maglia. Ah no, Upamecano è Sule in cima alla lista. E capirai, noi abbiamo sicuramente Sule. Upamecano gioca nel Real Betis, vabbè. Minchia, ragazzi, allora vuol dire proprio che Skriniar sta sotto un treno, se dobbiamo prendere coso. Ma l'abbiamo comprato? Io avrei preso un esterno, sinceramente, però vediamo. No, Milan Skriniar. No, allora era solo una proiezione. Goretzka, Brunello, vedete? Forma pessima. Cioè, i più forti stanno in forma pessima. Vabbè. Cioè, vabbè, non va bene. Però ci abbiamo Ciro Immobile che andrà al Leverkusen. Taremi che se ne andrà all'Ipsia, quindi tutta gente svincolata. Dejes se ne va al Valencia. Vediamo che succede, ragazzi. Io mi prenderei in esterno. Benji Sesko se ne va al Napoli. Guardiol allo United. Prenderei, però ti ripeto, non ci abbiamo bisogno del centrale se gioca Skriniar, sinceramente. Vabbè, ragazzi, speriamo che però viene qualcuno. Io navigo qua, intanto sbircio. Ragazzi, sti rumor non cessano, però i giocatori non arrivano. 134 milioni Rodrigo. Ah, è rimasto solo Guardiola dallo United e vieni, no? Che si aspetta? Ora che siamo buoni. 4 ore alla fine. E ancora un rumor. Patrick Schick al Milan. Sì, l'abbiamo preso, ragazzi. Josko Guardiol, 97 milioni. Che abbiamo venduto? Bellingham, 200 milioni alla Juve. Ok, vabbè. Ragazzi, sono un po' emozionato nello scoprire chi saranno i miei compagni. Skriniar ancora c'è. C'è Guardiol. Questo è fortissimo, ragazzi. Vabbè. Goretzka, Ponce de Leon, Brunello, Anthony. Quindi questi sono rimasti. Grimaldo, Guiri, Malattia, Ignazio, Eriksen, Scott McTominay. E il resto sono rimasti tutti. 97 milioni forse li avrei spesi in un altro modo. Bono, può fare pure il terzino lui. Gioca subito. Ma mi ha levato Martinez. No, ragazzi, mi sento un po' scammato, perché sì, abbiamo preso Josko, ma ci siamo venduti Martinez. Ecco perché non c'era. Stavo qua e dicevo, oh, ma come, ma gioca lui, però non gioca Martinez. Ci credo, ce lo siamo venduti. Andiamo bene. Non è che abbiamo fatto sto grande upgrade, anzi, in overall siamo scesi. Comunque lui e Skriniar sarebbero comunque buoni, ma non c'era bisogno. Abbiamo sostituito Martinez, ma dovevamo sostituire Sancho, ma giochiamo con Garnacho. Allora, con tutta buona volontà, io la partita col Watford me la vado a simulare. 1-0 spettacolo. Martinez
Martinez sbaglia il rigore. Questi giocavano con Biraghi, pensa un po'. Malattia, Casemiro. Ora ragazzi, se siete d'accordo, io andrei veloce per giocarmi questa partita. Anzi, andate in ritorno con il Feyenoord per quanto riguarda l'Europa League. E poi guardiamo avanti. Vinciamo 2-1 contro il Southampton. Ma c'era Maguire, 4,9 in pagella per Maguire. Grande prova, devo dire. Non voglio ascoltare l'inno dell'Europa League. Ma non ricordavo che avessimo preso il Feyenoord. Vabbè, squadra particolare, eh. Secondo me è una squadra di pippe. Mo, vabbè, lo so che mi direte dalla Lazio, cioè, per... a parte non ci ho perso. Al ritorno è vero, però all'andata, raga, in 40 minuti la Lazio gli ha fatto 4 gol. Poi hanno detto: ah, ma noi in Europa non giochiamo. Si sono fermati, però sì. Questa, ragazzi, la vedo come una pura formalità, nonostante il Feyenoord sia stata una delle migliori squadre in Olanda quest'anno. Ma oggettivamente il calcio europeo è un calcio un po' particolare, eh. Ti devi impegnare, cosa che non ha fatto lo United, secondo me, che aveva la qualificazione in tasca contro il Siviglia. Poi Harry Maguire è entrato in campo e... oh, Eriksen! Vai Garnacho. Noi però, ragazzi, diamo spazio al giovane Garnacho. Garnacho, passami sta palla. Ecco fatto, bravo, bravo Garnacho, bravo Garnacho. Hai capito subito che devi fare. Garnacho che ha 19 anni, insomma, quanti anni ha? Ha messo già incinta la ragazza. La faccio. Garnacho, ti avrei detto, vabbè, capisco, hai appena firmato un contratto importante, prolungamento per 5 anni con lo United, hai un futuro davanti a te. Lui è argentino, in realtà spagnolo, però anche argentino. Il nazionale sembrerebbe aver scelto l'Argentina. Questo giocherà prima o poi con Messi, ha già giocato con Cristiano Ronaldo, è il suo idolo tra le varie cose, però devi aspettare, insomma, a segnare, no? Devi segnare in campo, non fuori, in campo. Bravo. Però ragazzi, noi ci abbiamo ancora qua la pippa de... guarda come t'ho mandato, Goresca. Come t'ho mandato al settimo minuto. Questi già l'hanno chiusa. Leon, Ponce de Leon. È tornato Casemiro, eh. Cerchiamo di essere ben contenti di questo. Anche se dobbiamo ancora recuperare Brunello e Skriniar. Quando ce l'avremo tutti, raga, saremo un'armata indistruttibile. Considerando pure che mo comincia pure Grimaldo a giocare titolare, insomma. Guarda, guarda Ignazio. Ignazio forza Lazio. Ti lasci quest'arma. Mamma, come giocano sul velluto questi. Guarda quel Garnacho, va. Vai Garnacho. Vai Garnacho. Vai Garnacho, mandami. Vabbè. Va bene, 16 minuti. Direi che possiamo andare al risultato. Vada un motore a 3. 4-0, risegna spettacolo. Entra anche Fernandez. Spero che abbia giocato bene. Entra pure Skriniar. 4-0, direi che ce la siamo portati a casa, ragazzi. Cioè, abbiamo la qualificazione proprio non in tasca, proprio nel retro delle chiappe. Allora, guardate, ragazzi. Abbiamo il Leeds. Greenwood, un ex. Giochiamo con la squadra più forte che ci abbiamo, a parte Kakir in porta. Guardate, Casemiro, Fernandez, Goretzka. Vabbè, ci abbiamo Garnacho perché sapete, sono tutti rotti. Però Skriniar e Guardiola. Allora, io non me vado a giocarmela perché è una partita. Anche se potremmo giocarcela. Che dite, ragazzi, se ci facciamo i momenti clou sperando gli altri giocano bene e vengono confermati i titolari? Strategia. Me ne sto già pentendo. Infatti piove sul bagnato. Ci giochiamo i momenti clou. Però serve per allungare in campionato e difendere la prima posizione della Premier League, dove lo United non si trovava da un tempo immemore. Eccolo qua, spettacolo, che ha deciso con diversi gol le sue prestazioni ultimamente. Diciamo che è uno dei più in forma. Quando giochiamo con la maglia verde non porta mai bene. Però si va, sia sia. Calcio di rigore. Già stiamo sotto. Perfetto. Occhio che sui rigori spettacolo ultimamente sta a fa un po' ride polli, eh. Spettacolo. La palla gira e gira. Prendila, prendila, prendila. È pure una bella notizia che l'abbia battuta spettacolo questa punizione da dentro l'area. 1-1, ok. United, spettacolo. Non c'ho nessuno vicino, quindi proprio... Garnà. Se mi fai spazio, che dici? Anthony? Bravo, Anthony. Com'è entrata sta palla? Com'è entrata sta palla? Ma io che cazzo ne so? È 2-1 ancora, raga. Siamo noi sopra. Non dobbiamo abbassare la guardia perché questi qui tanto sappiamo già come funziona sto gioco maledetto. Vai, 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 vai. E che Christian! Ancora 2-1. Passaggio indietro, passaggio a me, Garnacho. Anzi. Oh, Limoli, non ci ho avuto neanche il tempo di parlare. Ed è tripletta. Oh, comunque lo spettacolo fa il segno del bebè. Fa i cuori. Ah, magari aveva messo un centavo qualcuna. È 1-3. Io ho una paura che si simula la partita e magari ci fanno gol tutti insieme, quindi. Ok, Adams, Charlie Adams. Ecco fatto. No, spettacolo, la butta via. 1-3, ancora. Calcio d'angolo per United. È l'89esimo, eh. Dobbiamo fare. Però la tecnica di spettacolo è quella di circumnavigare tutti e poi attaccare il primo palo. Oh sì.
Uff, che cragnata. 1-3. Ora speriamo che gli altri abbiano giocato bene, ragazzi, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possesso palla 70-30. 19 tiri ci hanno fatto loro. Però Brunello ha giocato bene, uno dei migliori. Noto solo adesso che siamo uno dei migliori al mondo. Guardate un po'. Allora, Casemiro è in forma, ok. Skriniar ha recuperato la forma. Brunello in buona forma, finalmente. Garnacho pure, bello caliente, dai. Vabbè, più o meno, guardate, abbiamo solo Ignazio. Ah, raga, io credo di stare al riparo da qualsiasi comeback del Feyenoord. Quindi ce la simuliamo veloce. 3-3. Mannaggia. Anthony Garnacho e Anthony. 2-1 al Brighton. Doppietta di spettacolo. Guri finalmente è entrato al posto di Garnacho. Ragazzi, siamo contro il Birmingham nell'FA Cup. A parte loro c'hanno Al Kogan lì da. Ma noi ci presentiamo con Maino. Ma chi è questo? È Maino. Cioè, va bene che le dobbiamo perdere queste partite, però manca a far così. Se perdiamo questa è giusto non giocare mai più. Oh, ci ha segnato Al Kogan alla fine, eh? Spettacolo. Vabbè, però siamo troppo sfortunati. Guardate, la sfortuna vuole che abbiamo beccato l'Aston Villa in Europa League. Io non so se si può già beccare così presto. Poi abbiamo il Liverpool in Coppa. Mamma mia, e poi finisce il campionato. Cioè, in classifica siamo messi bene a pari punti con il Liverpool. Mamma mia, capirai. Allora, posso dire che forse siamo le squadre migliori qui in Europa League. Almeno qua davanti, sì. Certo, becca l'Aston Villa. Di là c'è forse il Porto. Il Siviglia, che vabbè. Il resto, ragazzo, scarse. Il Benfica. Ma c'è la maledizione di Bella Gutman. Dai, si può fare, si può fare. Vabbè, ragazzi, continueremo il nostro cammino. Fatemi sapere che ne pensate. Dobbiamo riportare lo United in alto.